Allora, intanto direi di fare una bella pernacchia a chi dice che Frattosi e Salvini non corrono buoni rapporti, perché mi sembra che invece, che siamo qua assieme, vuol dire che la Lega è forte, la Lega è unita, e se qualcuno cerca di dividerla non ha capito di che pasta sono fatti i leghisti. Per seconda cosa vi dico, proprio ieri ho ricevuto la risposta da parte della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, avevo inoltrato una petizione nella quale chiedevo che in base alla dichiarazione sulla determinazione dei popoli si chiede che l'Unione Europea adotti gli strumenti legislativi necessari affinché referendum consultivi possano essere effettuati dalle popolazioni interessate. La Commissione Europea ha risposto che è una petizione ricevibile perché il suo oggetto rientra nell'ambito dell'attività dell'Unione Europea, e quindi la Commissione Europea e la Commissione degli Affari Costituzionali del Parlamento Europeo analizzeranno queste proposte per fare in modo che vengano riconosciute nuove entità e vengano permessi referendum consultivi sull'autodeterminazione. Quindi anche dall'Europa, da questa Europa, nonostante spesso e volentieri ci tragga dei tranelli e ci faccia molti inganni, anche l'Europa non si esime più dal fatto che noi possiamo chiedere la nostra libertà, la nostra autonomia, la nostra indipendenza. E poi un'altra parola: come leghisti dobbiamo andare avanti a testa alta. Se i mass media ci attaccano non dovete preoccuparvi, perché vuol dire che siamo dalla parte giusta. Vedete infatti in questo periodo chi viene esaltato? Viene esaltato Renzi, che però mi sembra l'altro giorno a Treviso sia stato anche abbastanza contestato. Ma nessuno lo dice, vengono a tirar fuori le cose che stanno nella Lega che non esistono. Quindi mi raccomando, avanti a testa alta, se qualcuno vuole screditarci è perché siamo dalla parte giusta, perché hanno paura della nostra posizione in Europa e anche a Roma. La Lega è forte, la Lega è dura e la Lega è l'unico movimento che fa paura a coloro i quali hanno degli interessi. Quindi avanti a testa alta, abbiamo sempre lavorato per il nostro popolo e per i nostri cittadini e non ci fermeremo, avanti e uniti. Grazie mille. Grazie Lorenzo, ma infatti la vergogna è che si parli di più delle mutande di Cota che di quella vergogna che rappresenta la fogna romana o il comune di Roma che sta sprofondando, che sprofondi sotto un miliardo di debiti, oppure tutti gli altri enti inutili che noi ogni anno andiamo a rifinanziare con i soldi delle nostre aziende e delle nostre famiglie. Questa è una vergogna. Io passerei la parola a una persona che oggi giorno sta combattendo forse più di tutti e ci sta rappresentando bene. A te la parola, Flavio. Io ringrazio il nostro segretario federale per essere qua con noi, ringrazio anche a nome dei colleghi sindaci di San Giovanni d'Arione, di Oppeano, mi sento di più così che non fa col microfono, quindi sindaco di Concamarise, sindaco di Isola Rizza, sindaco di Valeggio, sindaco di Legnago, quindi sindaci che amministrano dei territori che sono in grande difficoltà e che vedono quello che diceva fino a poc'anzi il nostro segretario provinciale, il Parlamento, che per fortuna è stato fermato prima in commissione con le eccezioni di costituzionalità da parte della senatrice Bisinella, poi in Parlamento abbiamo qui la senatrice Stefani e la senatrice Munerato, grazie all'ostruzionismo della Lega non è passato il Salva Roma. Salva Roma sono, in sostanza, per capirci, sono 850 milioni di euro che lo Stato sposterebbe dal Comune di Roma alla gestione commissariale, quindi praticamente li sposta e li paga lo Stato. Quindi 850 milioni di debiti che sono tre volte, per capire i numeri, tre volte il bilancio di un anno del Comune di Verona, tre volte il bilancio del Comune di Verona verrebbe regalato al Comune di Roma, che non sarà per colpa di Ignazio Marino che è sindaco da qualche mese, ma il Comune di Roma storicamente, a parte per un breve periodo, è stato amministrato dal centro-sinistra che con i vari sindaci l'ha governato per più di 20 anni, creando un buco clamoroso. Il Salva Roma fa il pari col Salva Venezia, anche quello che ha un certo colore politico, e anche quello ha lo stesso significato perché è un comune privilegiato, il Comune di Venezia, che ha il casinò, che ha avuto la legge speciale, che riceve fondi straordinari e ciò nonostante rischia il dissesto per la mala amministrazione
di quella parte politica. E allora è importante che, come è stato fatto in Parlamento dai nostri, ci sia una battaglia fortissima, perché allora ci mettiamo anche noi a fare gli spreconi, ci mettiamo anche noi a fare il buco e poi chiediamo a Roma di pagare per tutti, cosa che non succede perché lo fanno solo per qualcuno e non per gli altri. Però siccome noi ai cittadini veronesi, ai cittadini della provincia di Verona, chiediamo di pagare le tasse per avere dei servizi, e sanno che pagano le tasse perché sono soldi poi ben amministrati dalle loro comunità, è rispettoso nei confronti dei nostri cittadini e delle nostre imprese che non vengano approvati quegli strumenti, e sarebbe offensivo e oltraggioso nei confronti del popolo veneto che il Salva Roma e il Salva Venezia venissero approvati, perché chi spreca, chi sbaglia ad amministrare deve pagare per conto suo, non deve scaricarlo sulle spalle degli altri. E questo dico, non è questione di nord e di sud, perché Venezia è qua, ma se è male amministrata, è male amministrata al di là che sia qua vicina. E allora il significato del referendum che veniamo a sostenere con il segretario federale, che ringraziamo perché sabato e domenica sarà per due giorni in Veneto su tutto il territorio, il significato è anche questo, cioè al di là di chi vuole votare a favore, di chi vuole votare contro, il significato è politico di dare un segnale forte allo Stato centrale, perché siccome allo Stato centrale servono solo segnali forti di ribellione, di rifiuto rispetto alle cose come stanno andando, la nostra gente è buona e paziente, come diciamo in Veneto, Cile massa bon, e sapete il resto del proverbio, ed è tremendamente vero, perché anziché scendere in piazza, anziché protestare, anziché ribellarsi, abbiamo gli imprenditori che si suicidano, anziché andare a fare magari a protestare contro chi ha la responsabilità, mentre invece è ora di imparare a cominciare a ribellarsi davvero, a difendersi davvero. Quel referendum ha quel significato, una ribellione forte contro lo Stato centrale, perché se il Consiglio regionale del Veneto, se la Regione Veneto, il nostro governatore, avrà la forza di... Ah, tranquilla Francia, avrà la forza di indirlo questo referendum, cioè quindi di lanciare una sfida allo Stato, forse a Roma cominceranno ad accorgersi che oltre a Venezia, oltre al Comune di Roma, oltre a chi ha male amministra e a chi spreca, ci sono tanti territori di gente ben amministrata, con tanta brava gente, abituata a lavorare per pagare le tasse, che non è più, francamente più, che è esasperata da questo stato di cose e che con i gazebo, più di 500, sono 504 gazebo fra domenica e lunedì in Veneto, che con quel gazebo e col referendum che si vuole tenere in Veneto, si vuole lanciare un segnale di ribellione forte finalmente contro lo Stato centrale. Grazie e sono onorato. Mi ha messaggiato dalla radio di usare il microfono per la radio, perché mi ero dimenticato che siamo in diretta anche su Radio Padania Libera, quindi saluto e ringrazio chi ci sta ascoltando magari dal camion, dal negozio, dalla macchina. Ma sono contento di essere in Veneto e sono contento di essere a Verona, perché la Lega è una, basta, e quindi questa è la miglior dimostrazione che quelli che ci stanno sulle palle sono quelli che spendono male i nostri soldi e tendenzialmente stanno a Roma. Quando il sindaco di Roma dice blocco la città se non mi regalate 800 milioni, io penso che la risposta di tutti i sindaci del nord dovrebbe essere un'enorme pernacchia e la garanzia che se riporteranno il Salva Roma in Parlamento noi non faremo opposizione ma faremo la guerra, perché siamo stufi di essere presi in giro da certa gente che non è in grado di governarsi con le sue energie. E quindi se Marino non è capace si dimetta, cioè se Marino vuole tornare a fare il medico torni a fare il medico, poi saranno i suoi pazienti a giudicarlo, lasci perdere l'amministrazione se le minga bunte fa il sindic, come si dice a Milano, o ospitatelo per una settimana a Roma a sue spese per capire come si fa il sindaco sul serio e non a chiacchiere, perché a Roma sono bravi a chiacchierare però quando c'è da fare, e le vittime prime sono i cittadini romani, poveretti, che non si meritano un sindaco del genere e una città così sporca, trascurata e insicura. E quindi certo la prossima volta se votano meglio magari è buono, è meglio anche per loro, però non detto questo, l'iniziativa della Lega è un successo ancora prima di cominciare, nel senso che quando siamo partiti per scommessa qualche settimana fa
pensare di riuscire a fare in soli due giorni, in un sabato e una domenica di inizio marzo, in concomitanza col carnevale, con la crisi, con la gente che il poco lavoro che ha se lo porta e se lo tiene caro anche il sabato e la domenica, riuscire a fare 500 gazebo in 500 piazze è una cosa che penso nessun altro partito, sindacato, associazione riesca a fare in Veneto, e quindi il mio ringraziamento va a tutte le migliaia di militanti che sabato e domenica prenderanno ore di freddo per il bene della loro terra, e quindi il mio primo applauso, il mio primo pensiero va a loro che sono i protagonisti di questa grandissima iniziativa. E penso che a Roma qualcuno sarà preoccupato, perché vendevano una Lega litigiosa e moribonda alla faccia. Io ci metterei la firma per essere moribondo e fare 500 gazebo, dove io spero verranno tanti non leghisti. Il mio appello, io uso questo microfono per sperare che il Veneto che ne ha le scatole piene, che vediamo intervistato in televisione, il Veneto delle partite IVA, degli artigiani, dei piccoli imprenditori, dei commercianti, degli agricoltori, il Veneto massacrato da Roma e da Bruxelles, superi gli steccati politici, gli steccati partitici, perché anche fra indipendentisti e autonomisti siamo bravi a dividerci in 18 correnti e sottocorrenti, tutti sotto la bandiera del Leone di San Marco, tutti a firmare sabato e domenica per dare forza al Veneto e per dare forza a Luca Zaia e per dare anche una sveglia a quelli del forse. La Lega non è per il forse, o è sì o è no, o è bianco o è nero, o è indipendenza o è centralismo. Il centralismo ha dimostrato di aver fallito in 150 anni, proviamo con l'indipendenza. Il Veneto non ha bisogno di un salva Veneto, il Veneto si salva da solo se solo è in grado di gestire i suoi soldi e il suo lavoro. Quindi io sabato e domenica vi invito ad essere fuori dalle parrocchie, fuori dai negozi, nelle piazze, nei mercati, fra la gente, soprattutto fra i non leghisti, perché non è una firma per la Lega ma è una firma per il futuro, per i vostri figli, per i vostri nipoti, per non essere servi. Ecco, un giornalista l'altro giorno mi ha chiesto: ma preferireste essere servi di Bruxelles o di Roma? Ma io non cresco mio figlio per essere servo di nessuno, ma neanche della Svezia o della Finlandia. Noi siamo uomini liberi, punto. Quindi non abbiamo bisogno di padroni, non abbiamo bisogno dell'euro, non abbiamo bisogno del sindaco Marino, vogliamo solo poter lavorare. Ecco, magari in altre zone d'Italia non va così di moda, da queste parti vorremmo solo poter lavorare, chiediamo solo non assistenza, non aiuto, non lavori socialmente utili, lavoro, punto, basta. Quindi è bella questa iniziativa di sabato e domenica, io mi farò un giretto che comincia sabato mattina, me lo sono dovuto scrivere se no mi perdo, Montecchio Maggiore, Bassano del Grappa, Padova, Mogliano Veneto, Arcade, Caorle, Vittorio Veneto, Belluno, Legnago, San Pietro in Cariano, e poi siccome la domenica sera c'è Milan-Juve, però visto il Milan di quest'anno preferisco dedicarmi ad altro, alle 18 inauguriamo, ma per dirvi della Lega che sta correndo, alle 18 inauguriamo la sede della Lega Nord a Bolzano e alle 20:30 abbiamo un incontro pubblico ad Arco di Trento dove c'è una candidata sindaca della Lega, quindi sarà un weekend di Veneto, ma non solo di Veneto, dove spero che il meteo ci assista, e comunque noi ci saremo, comunque e ovunque, ed è l'inizio. Io chiedo questo impegno a Flavio, a Paolo Paternoster e a tutti i militanti che ci stanno ascoltando, che il 1° e 2 marzo non sia la fine ma sia l'inizio di un percorso, di un sogno, di una speranza, di qualcosa di bello. L'indipendenza è qualcosa che in tutta Europa è positivo, dà energia, dà fiducia. Io sono stato a Barcellona e i muri di Barcellona sono tappezzati di manifesti con la bandiera catalana, e sia la destra che la sinistra chiedono l'indipendenza, chiedono, e i manifesti hanno dei bimbi sorridenti, quindi non è un tornare indietro ma è un guardare avanti, perché l'indipendenza è il futuro, non solo in Veneto ma in tutta Europa. Quindi se ci crediamo, se stiamo insieme, se stiamo uniti, se ci ricordiamo che il nemico è davanti e non è di fianco, alle spalle, non ci ferma nessuno, anche perché i primi passi del governo Renzi, io non voglio dare dei pregiudizi come sono soliti fare contro la Lega, aspettiamoli alla prova dei fatti, però i primi passi sono devastanti. Il ministro che controlla il vostro portafoglio è un signore telecomandato da Berlino, da Bruxelles, dalle banche e dalla finanza, e quindi c'è poco da sperare da questo punto di vista, ed è un ministro che ha seguito in passato
le vicende economiche prima dell'Argentina e poi della Grecia, e quindi toccarsi è lecito per tutti qua presenti, perché voglio dire, non è stato sfortunato, mettiamola così, aveva delle ottime idee ma è stato sfortunato nell'applicazione. Quindi io vi ringrazio, e per quanto mi riguarda, io domani farò 3 o 4 trasmissioni televisive sugli argomenti più vari ed eventuali, però vi rubo 2 adesivi e porto in diretta nazionale l'adesivo dell'Indipendenza. Usate questi 2 o 3 giorni per far vedere il leone che è incazzato ma che è sintomo di futuro e di speranza su tutti i muri e su tutti i pali del Veneto. Viva la Lega, viva il Veneto, in bocca al lupo. Bravo.